Ciao, mi chiamo Samuele e bentornati sul mio canale. Oggi, raga, come avete capito dal titolo, dalla miniatura, dalla descrizione, dove vai? Andremo ad unboxare Elgato HD60S. E non è un semplice unboxing perché l'ho comprato usato, garantito su Amazon. C'è qui il logo, eccolo qui. E quindi voglio andare a verificare le condizioni di vendita. L'ho preso usato perché l'ho pagato la metà e le condizioni indicate erano come nuovo. Quindi, detto cavolo, come nuovo, l'ho pagato la metà. Poi sto su Amazon, quindi comunque ho sempre una garanzia e prendiamolo e vediamo come va. Quindi sia un video unboxing, ma sia un video per appunto mostrarvi se quello che Amazon dice sulla qualità è veritiero e corrisponde al prodotto. Ok, io direi di partire subito. Purtroppo non ho un taglierino, quindi ho preso un coltello da cucina. Devo dire, condizioni esterne perfette. Cioè, sembra veramente nuovo. Se non fosse stato per questo logo qui, era completamente nuovo. Ovviamente è arrivato nella confezione di Amazon, che adesso ho già buttato perché l'ho già aperto, e direi di partire con l'unboxing. Allora, togliamo subito questo scotch qui. Esce tipo ok, si presenta così. Per il momento perfetta anche questa scatola, magari un po' impolverata. Ci sta. Andiamo ad aprire. Non ho ancora visto. Questo è com'è dall'interno. Allora, condizioni, regà. Usato magari per questa piccola cosa, cioè magari c'è questa plastichina che esce che non è messa a posto, ma sinceramente anche sti cavoli. Ma piuttosto mi interessa, diciamo, della funzione, cioè non mi importa se sia graffiato esteticamente, cioè l'importante è che lo strumento funzioni bene e che non crei problemi e che sia tutto quanto a posto. Allora, questa qui è la scheda d'acquisizione. Perfetta, non mi sembra abbia problemi di nulla. Eccola qui. Cioè, brilla, sembra proprio pari al nuovo, quindi fino adesso ci siamo. Poi qui abbiamo il libretto delle istruzioni, queste cose qui che non ci importa. Poi abbiamo i relativi cavi. Cavo HDMI che già ce l'avevo e questo è il cavo che si collega sempre qui per trasmettere il gioco sul computer. Vi mostro anche i cavi, questo qua è il primo che addirittura è fornito ancora con queste placchette e faccio fatica a credere che il vecchio cliente le abbia rimesse a posto. Sicuramente, secondo me, le ha rimesse Amazon o Elgato, anzi, è chiuso perfettamente, quindi secondo me questo cavo qui è praticamente nuovo, cioè è proprio chiuso perfettamente anche qui. Ma idem quest'altro, ragazzi, secondo me, cioè sempre il mio parere al tatto. Il cavo qui è proprio, pure quando lo tocchi, se diciamo il cavo usurato, quando lo utilizzi, come posso dirvi, è un po' appiccicoso. Questo invece è proprio liscio, cioè è come, cioè profuma di nuovo. Secondo me l'unica cosa usata tra scatole, cartoni, imballaggi, cavi, questo che ci sta, è il cartone. Ma pure il cartone, ragazzi, c'è, cioè, praticamente perfetto. Cioè era ancora, si vede che è stato richiuso. Perché c'è tipo lo scotch, vi faccio vedere qui, c'è lo scotch, spero si veda, sì, e poi c'è questo altro scotch rotondo che è stato messo sopra, si vede appunto che era stato già aperto, però comunque usato o non usato, nuovo o non nuovo, questo qui, perfetto raga, cioè se non me l'avessero detto per me questi qui sarebbero stati nuovi. Vediamo cos'altro c'è, c'è uno sticker, non riesco a prenderlo, il gatto, eccolo qua. E credo non ci sia più nient'altro dentro. Vi mostro anche qui la confezione com'è arrivata perfetta, perché comunque anch'io sono fissato, cioè nel senso, mi piace, le conservo, non le butto mai, quindi il fatto che non sia danneggiata mi piace un botto come cosa. Devo dire, come sempre, descrizione sul sito di Amazon accurata e complimenti, perché se non mi avessero detto che era usato, se non c'era questo qui, non mi fossi accorto, per me me l'avrebbero potuto vendere anche come nuovo, quindi ci sta. Comunque, raga, per questo video è tutto. Ovviamente rimanete sintonizzati perché andremo a vedere se funziona e vi aggiorno nei prossimi video su come procederà con questa cosa qui, così siete informati su tutto quanto. Vi ringrazio per la visione, se siete arrivati fino a qui. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, samuele.ribari è gratis, cioè in senso, anzi, se mi scrivete parliamo pure tranquillamente. Commentate qui sotto se avete acquistato qualcosa su Amazon di usato, così mi raccontate la vostra esperienza. A presto con un nuovo video e bella regata.